Quanti fantasmi ci sono nel castello? Ce ne sono i tre. Due nella cripta e una nella cappella. E che fantasmi sono? Ci può raccontare? Quello della nella cripta? Nella cripta da fuori si vedono due finestre. C'è la seconda è murata, ma si dice che c'è una stanza segreta dentro e la storia. Molti anni fa un conte giocava a carte con un amico sabato sera. Verso mezzanotte il servitore è venuto a dire di finire la partita perché non era permesso di giocare a carte la domenica in Scozia in questo tempo. Ma hanno continuato a giocare, poi il diavolo è arrivato e lì ha murato qui dentro. Si dice che si sentono ancora giocare a carte durante la notte fra sabato e domenica, ma dovrebbe passare la notte qui e sarebbe forse un po' difficile. Brava, e questo è il primo. L'altro? L'altro è nella cappella. La donna in grigio era la moglie del Sesto Conte e abitava nel castello nel 600. Si chiamava Lady Diana Douglas e la sua famiglia, la famiglia Douglas, aveva fatto male al re Giacomo V. Lui voleva vendicarsi e dopo aver trovato una scusa l'ha messa in prigione di Edimburgo. Più tardi lì è stata bruciata come una strega, ma nel frattempo il suo spirito è tornato al castello e si dice che lei o il suo spirito entra spesso nella cappella e di tanto in tanto si sente pregare a voce bassa. Senta, e di Maria Stuarda cosa pensate voi scozzesi? Maria Stuarda era una bella donna che ha visitato tutti i castelli in Scozia e le ha visitato questo castello, Castello di Glamis, nel 1562. E voi siete dalla parte di Elisabetta I o di Maria Stuarda? Elisabetta I. Perché? Perché Elisabetta I ha fatto molto per i paesi, per l'Inghilterra. Sì. Però ha fatto uccidere Maria Stuarda. Sì, ma Elisabetta Stuarda ha fatto molto per la Scozia, ma Elisabetta ha fatto molto per Scozia e Inghilterra. Sì. E lei è simpatica più Elisabetta? Più Elisabetta, sì. E perché? Sì, sì. Non lo so esatto. Invece a me piace di più Maria Stuarda, perché sì? È stata vittima, no? No. Della luna di miele qui, erano spesso qui in vacanze più tardi. Vedete adesso le tre stanze, ma attenzione ai gradini.